Comunque col cappellino di Batman sono veramente un bijou, secondo me. Cioè, che parola è bijou? Sono un bijou, capito? Un bijou. Ma partiamo immediatamente oggi, no? Ah, sei un bijou, sei. Partiamo! Pianina mi ha preso in giro comunque, eh? Cioè, non so come si sia permesso. No, non ti ho preso in giro. Uccidetelo per primo. Ah, ho messo due impostori, siamo in otto. Secondo me è bilanciata come cosa. Casomai al prossimo round possiamo aumentare il tempo di uccisione un pochino, perché potrebbe essere leggermente semplice dal lato impostore. Cosa ne pensi, Jerick? Sarà facile per te, no? Sì, moltissimo. Ha detto che è un impostore? Ha confessato di essere impostore? No, io non ho detto nulla. Io magari nelle prossime partite. No. Secondo me questa qui era una cosa molto suspicious. Jerick, sei chi è che ha sbattuto? È stato questo? Che è successo? Cos'era? Chi è che ha sbattuto tantissimo? Io l'ho sentito. Dai, allora, noi iniziamo a... chi è che ha spento le luci? Niente, di tutto è successo. No, non è possibile. Ok, l'ho trovato io. Ora comprendo chi è che aveva sbattuto il mouse. Ah, inciampato per terra. No, si è incacchiato un attimino. Vabbè. Ok, l'ho trovato ai reattori. Allora, Giorgio, non borbottare prima di tutto, stai zitto. I morti non parlano e men che meno piagnucolano. Brutto... Pussi che non sei piangino. Altro piangino. Pussi piangino. Piangiunava su Gmod. Piangina anche su Among Us. Guarda che vergogna. Jerick, avevi visto qualcosa in aria? Sì, l'ho trovato i reattori. E l'unico che è sceso da lì Paga colui che parla da un tostapane degli anni 1944. Ti piacciono i tostapani? Esprimiti con poche parole. Non sono io. Ok, potrebbe essere Jerick. Sembra di parlare con una macchina del tempo, no? Che ti provengono queste voci provenienti dal passato. Se fosse Jerick, magari parla dal medioevo. No, Jerick, è improbabile che sia Jerick, eh? È improbabile. Ricordiamo, ci sono due impostori. Vorrei fare una domanda alla buon Polpo Plump. Se per caso sei tu l'impostore? Perché fai schifo. No, non sono io. Di indole. Hot Piadina, mi sembra che quando siamo partiti eri bello energico. Sei io tu? Ero a destra con Stregatto, dove si guidano le navi. Stre, puoi confermare questa sua versione? Sì, anche se non mi ricordo con chi ero. Eh beh, no, allora non stai confermando questa sua versione. Che vuol dire? No, tu zitto. Ora al bianco, ora al marrone. Oh, ma c'è Samorto che parla un po' troppo. Samorto, mi dispiace, sei venuto qui per fare questo video, sei morto istantaneamente, qualcuno è stato molto cattivo con te. Dopo ne parleremo. Per il momento... Io azzardo, perché non mi tornano queste incongruenze. Inoltre quel suo inizio energico mi ha insospettito. No, Piadina. Ti giuro, ero col Stregatto a destra. Come fai a non ricordarselo? Io ti voglio... non mi ricordo per il colore. Piadina, sei tu l'impostore? No, assolutamente no. È lui, buttiamolo fuori. Nel vuoto siderale. Nel vuoto siderale, Piadina. Dai, secondo me io sono convinto. Hai commesso l'errore più grande della tua vita. No, secondo me invece ci ho preso. E sei tu la schifezza, la feccia. Non era la feccia. Vabbè, è feccia, lo sei però. Mi chiedo scusa. Forse sono stato un po' come si dice, avventato. Forse ho commesso un errore di giudizio. Forse Anna non sta parlando perché è addormentata. Buio. Scusami, hai ragione. No, e mi sono accorta che c'è ancora da aggiustare le luci. C'è bisogno di ripeterti altre volte che stai dormendo? Oppure facciamo suonare la sveglia? No, assolutamente, sono sveglissima e polpo plampissima. Va bene, io qua non ho... Ma chi è che sta sbagliando? Ah, tutti qua eravamo. Che bella greffa. Chi è che non c'era? Jerick non c'era. Io sono andato a fare le mie task, quindi. Ma se mancava la luce, però in teoria tu non dovevi essere a fare le task, figlio dei fiori. Perché sapevo che ci siete voi, che siete bravissimi. Ah, me lo stai dicendo con questa tua voce un po' jericata, eh? Un pochino. Sì, lo capisco. C'è un fantasma che ride. Beh, è importante essere felice nella morte comunque, no? Sì, ho capito, ma sto fantasma sta chiacchierando un po' troppo. No, vabbè, ma poverino, io lo comprendo perché è stato escluso. Comunque, chiunque siano gli impostori, sono due rompipalle belli pieni, eh. Ascolta, visto che sono così rompiscatole, posso organizzare appena... Siamo fortissimi. Un colpo. Scusa, come non cioè, ti rendi conto? L'avevi detto. Avevi detto che era Jerick. Dopo anche due Anna. Secondi era lui. Ma scusa un attimo, ma... Hai fatto buttare fuori me. Ma non è bastato il tempo? Cioè, perché è successo? Non è perché passato tanto. Perché sei rimasto da solo. Io ho ucciso... Cosa? Hai seccato tutti. Com'è possibile? Io ho seccato il topo, quindi... Sì, tu hai seccato solo il topo. Me. Cioè, ma il anche topo Stre eri morto anche te, scusa. Ma non è... Cioè, mi ha ucciso poco dopo che mi hai visto te. Siete stati... No, allora è rotta la partita. No, ve l'ho detto. Ve l'ho detto che sarebbe... Era rotta. No, mettiamo le due. Ma mettiamo che chiaramente... guarda, quanto tempo c'è? 25 secondi per forza avete vinto. 40 è troppo. 35 secondi è giusto. Che schifo, Anna e Jerick. Che schifo. Fatto una strada. Giorgio, chi ti ha ucciso a te, scusa? Jerick? Jerick, il primo di tutti. Che schifo. Subito. Jerick. Comunque, se io inizio a non uscire mai impostore, mi arrabbio e spacco il gioco e lo disinstallo. Non faccio più Among Us.
Perché qua non mi piace che io non esco in impostore. Cioè, cos'è tutta sta, manfrina? Puoi starmi lontano? No, tu stammi lontano, perché sei sospetto. Siete tutti sospetti. Ho visto tutto. Ma com'è così? Allora, ho visto chiaramente un pirtogio che assassinava Jerry. Questo è una motivazione di vendetta. Non inoltre, silenzio, no, silenzio, no. Silenzio in aula, parlo io. Allora, questo delitto è avvalorato da una concomitanza di vendetta. Quindi è un delitto a caldo commesso. Giudice, aspetta, io non porto finito. Rancore nei confronti di Jerry, tu, però. Tu sei un rancoroso infame. Però ho di più da dire, ho di più da dire. Il fatto di essere beccato, colto in flagrante così immediatamente è tipico della finestra Giorgio Catorgio. Proprio tipico questa cosa. Come fai a essere così scarso? Come è possibile? Cioè, sono stato io, guarda che non sono stato io. Ah, no, no, non è stato. Non mi lui. Credi? No, guarda un po'. Bulb Boy, mio piace amico. Dimmi. Dove l'hai trovato questo tuo amico Jerry? Era nello storage, subito sotto. Ho visto che l'ha assassinato e se n'è andato. Classico, uguale a tutte le volte. Sta mettendo le elettriche, stavo collegando. Cavi, non è vero. Sì, che arriva con quel vuoto siderale per beh, il pirtogio. Direi che è lì che stiamo andando a parare, Però non ho fuori detto. Il topo. Anna, quando io dico di votare si vota, non piadina. Scusa, ho sentito un blip e subito ho votato allora. Perché è stato quel pisello distraccato. Ma io ho sentito un blip. Non dite cacchiate, oh, scusa. Io sempre è perché è sempre uno re. Calmiamoci, no. Se no devo rompere tutto. E Giorgio sta borbottando, mi fai arrabbiare. Già che sei scarso. Ma non borbotto più. Bullone che non sei altro. Vite a spanata. Vabbè. È una finestra, non è un dai, bullone zitto. In ogni caso è chiaramente stato lui. Buttiamolo subito fuori nel vuoto siderale. Adesso è il momento. Via nel vuoto siderale. Giorgio, però fai veramente cacare in questo gioco. È assurdo. Cioè, dimmelo che non vuoi giocare. Dimmi, guarda l'aria. Non è vero, a me piace però. Non voglio faccio giocare. Schifo. Faccio schifo, non gioco. Ma cioè, dai. Ti dico una cosa, Giorgio. Tu non devi avere fretta di uccidere. Devi aspettare il momento propizio. Quando sei in una zona recondita. Scusa, io ho visto Jerick là davanti. Che potevo fare? Hai ragione. Ma tu lì hai ceduto al tuo istinto di vendetta perché prima lui ti ha ucciso. Io l'ho visto che ce la piace dietro, però ho detto vabbè, ma che se ne va. No, dai, frega. Ma allora sei deficiente. Allora dillo che non sei capace, sei un ghiacciolo senza stecco. È la fame di vendetta, va bene. Però hai fallito in questa fame di vendetta. Vabbè, non fa niente, non me ne frega nulla. Sono sicuro. Aspetta, posso trarre degli indizi da quello che è appena successo. Che cosa hai visto? Strecato, per esempio. Cosa ne pensi di Giorgio? Beh, secondo me puzza. È stato scarso, vero? È un po' tanto. E ti dà un po' fastidio che lui sia stato così scarso, vero, Stre? Perché se fossi stato io avrei colto l'occasione meglio. E scommetto che ti dispiace anche perché sei tu l'altro impostore. No, guarda. Oh, ma stai, se chiacchiere non si fanno fuori dal tavolo riunioni. No, non ti guardo, vattene via, Stre. Non voglio avere niente a che fare ti con gente. Ti provo la mia innocenza. No, non provi un accidente perché sei vergognoso. No, ok, niente. Che mi sono succede? Un attimo. Niente, sì, niente. Anch'io mi sono spaventato. Pensavo di trovare un cadavere qui, ma invece non c'era. Possiamo. Quindi vuol dire che sono innocente. Possiamo sanare quello che si sta fondendo il reattore in modo da non morire di nuovo. Corri! Andiamo, va, che poi prima. Cioè, prima è stato assurdo. Voi avete seccato tutti con una velocità lestofanta, ma proprio totale. È assurdo, siete stati molto. Noi siamo bravi. Stati rottissimi. No, questa task io non la faccio. Io ho visto qualcosa di sospetto. Posso premere il pulsante? Certo, sono certo. Io. Però non ho la prova certa, è un 90%. Un 90%. Io vedo Strecato anche che si avvia verso il pulsante. Prego, okay, Strecato. Credo che proprio successo? Che sia paga. Pensi che sia paga, ok. Perché quando c'era il reattore lui è andato indietro, però ho visto anche piadina, quindi non mi ha ucciso. All right. Io vedo anche un Bulb Boy morto. Purtroppo questa situazione è molto triste. Piadina, tu hai da dire qualcosa? Io volevo dire che mentre andavo a disinnescare il reattore c'erano Stremato e Paga che andavano dalla parte opposta. Ok. Però uno, perché io sto scappando da Paga. Erano letteralmente di fianco. Allora Paga fuori nel vuoto siderale. Il succo di frutta. Paga è un succo di frutta al gusto di rabarbaro marrone puzzone. Sì? Buono. Allora quello, goditi il vuoto siderale. Adesso vediamo questa sofferenza qua del tostapane. Fai sentire il tostapane che muore nello spazio. Scusa un attimino. Avevo ragione. Peccato senza prove. Guarda come si guarda, tu stai parlando da una cabina telefonica. Da non lo so. Cos'è? Da una ricerca trasmittente probabilmente. Ecco da cosa sta parlando. È probabile. Oppure sapete cosa sono? Avete presente Giorgio nei film di mostri che hanno sempre sì. Quel telefono gigante nella macchina, il quello... walkie talkie di anche walkie talkie è proprio lui con il walkie talkie. Però se sei tu non mi uccidere, però per favore facciamo un patto. Vabbè, io non lo so ancora se sono io, ma no, allora vaffa. Ehi, dai, mi sto rompendo le palle. Lion, siamo in due. Allora premiamo subito. Grazie alla mia intuizione totale,
troverò immediatamente chi è. Ok? Forza, immediatamente. No, stavo facendo le task. Paga, se sei tu lo devi dire, perché non puoi essere due volte di fila. Ma adesso sono convinto che tu non sia Bulb Boy, sei tu, giusto? Ho no, scoperto. Non sono io. Sei tu. No, non sono io. Allora è Jerick, per forza di cose. Jerick, sì, sono io. Ok. L'altro, secondo me, vedi, sono infallibile. Ma è sempre Jerick, tra l'altro. Allora, infatti, hai rotto le palle. Buttiamo fuori immediatamente Jerick, perché non è giusto. Voglio giocare da impostore una volta io. Questa cosa qua è totalmente illecita. Però prima ne rimane sempre un altro così. Sei te. Chi? Tu. Ma se sono già stata. Puoi essere di nuovo? No, non sono io. Sei tu. Sei tu, Anna. Ma non stiamo giocando, raga, non sono io. Jerick, chi era l'altro? Forza. L'altro, posso dire solo chi fa squit. Dai, di nuovo. Vabbè, allora sarebbe durata poco la partita, dai. Siamo tutti molto convinti di questa. Ma sei simpatico. Premiamo il pulsante, vai, qualcuno. Grazie mille. Non hai neanche ucciso qualcuno. Potevi uccidere una persona così. Non avevo i secondi, tesoro. I secondi non avevi. Mamma mia. Adesso vai nel vuoto siderale a perdere come fai sempre. Che tu sei bravo a perdere comunque, Giorgio. Cioè, proprio. Questa è l'ultima volta che gioco comunque. Sì, no. Te lo dico. Tanto non ti mancherò, giusto? No, no, per niente. Però fai ridere perché sei proprio scarso. Guarda, mi hai anche votato. Perché sei infido. Sei tutto. Te lo meriti, strisciante. Te lo meriti. Poi infido, hai sparso. Tu ti devi ricordare sempre che tu hai sparso la peste nell'Europa del 1600. 600, forse anche 1300. Ognuno sbaglia qualcosa nella vita, va bene. Quindi, cioè, questa cosa è grave comunque, una cosa brutta. Vabbè, adesso rilasciamo partire. Chiunque sia l'impostore, non posso skippare più. Sapete che io posso skippare un solo round. È una volta buona. Ma lo speriamo, però in ogni caso, anche se non sono l'impostore, non skipperò più. Anche perché, dai, non è che si può fare. Mi voglio dare una possibilità in più, ma... Se no sarebbe troppo sospetto. Tua sorella in carriola, però, Vabbè, c'è sempre tempo per essere l'impostore, no? Può essere magari una prossima volta, no? Però non è giusto, Cioè, ci deve essere una cosa da shoppare anche qui, magari, per essere più spesso l'impostore. No, non c'è, non ci provare anche qui, per favore. Sarebbe buono. Tu non sei l'impostore, giusto? Perché sappiamo no, no, stavolta no, cioè, te lo dico sinceramente. Non puoi essere tu di nuovo, sappiamo tutti che poi sei anche molto scarsino, quindi sarebbe un po' uno spreco di questo ruolo di responsabilità. Che è l'impostore. Ma Anna dorme oggi? Scusa. No, scusami, è che tu stai l'hai parlando già detto con Giorgio. Anna! No, hai ragione, il fatto è che Giorgio, no? E poverino, è stato buttato. Oh, non è cadere! Anna, mi stai irritando. Anna. Scusa, però c'era un cadavere. Ok. Allora ti prego. Giorgio. Bene, ma perché? Perché l'ha riportato Paga? E se l'ha visto Anna? Perché c'era anche lui nella stanza, però io stavo entrando da sotto. Anna nel vuoto siderale, tanto per quello doveva parlare, può anche andare a farsi un giro. Vai nel vuoto siderale, vai, camminare. Perché? Votiamo Bulb Boy, buongiorno, buonanotte. Dormiamo? Facciamo pennichella, Bulb Boy? Rispondi! No, no, non sto facendo nessuna pennichella. Ah, quindi perché non hai premuto subito? Cos'è? Sei l'altro impostore? L'altro piace, sicuro. E io ero con Pirtoggio là, potevo killarlo. Sì, sì, sì. L'altro piace, 100%. Non sono io. Sicuro. Sì, non era con me, lui sta mentendo. Io però sto andando a pulire l'ossigeno. Voi siete, e c'era Pirtoggio che lo stava facendo. Siete tonti. Perché se quando viene beccato l'impostore, voi votate per ultimi. Siete chiaramente voi. Ma è naturale. Io ho messo subito il voto. Sì, poi sì, sì, come no. Vai. Ma il voto siderale. Ma dici bene. Dillo di nuovo appena. Perché adesso dobbiamo settare 6 secondi. Appena finisce, tu fai di nuovo. Ma quindi chi votiamo? Ma chiaramente è Bulb Boy, no? È proprio. È palese che sia lui. È nel voto siderale. Ma nel voto siderale. Che sedia che siete stati. Siete ma stati. Ma era lui davvero? Ma sì, che lui. Siete due cadreghe. Ma è troppo facile. Due cadreghe. Cioè, la mia capacità investigativa comunque. Senti, l'unica fortuna che ho avuto è che sopra c'è la paga. Va bene. A me, Sherlock Holmes mi sciacquava le palle. Cioè, letteralmente, veniva a casa. Fu così. Pa. Sì, ma non vota questo schifo di buon. Oh, ma di no. Chi è adesso l'impostore? C'è un altro. No, no, ho sbagliato. Scusa, puoi dirmi qual è la malattia di non voler. Cioè, cos'hai? Antivotite? Cos'è questa cosa qua? Una sincope. Mi dovevamo votare. Ah, di nuovo, perché è solo il cappello a punta che fa questo effetto. Perché Giorgio lo usa troppo, quindi si consuma. Vabbè. Vabbè. Allora, beh, comunque io non posso esserne triste di questa cosa, perché adesso c'è una nuova possibilità per me di ma essere infatti impostore. Io l'ho fatta apposta, perché volevo darti la possibilità a te di essere. Come no, come no. Lo crediamo tutti, crediamo tutti. L'hai calcolato, quindi. Naturale, naturale. Anna poi pensa tutto, è una persona che... Per spiegare, chi è l'imbecille che non entra? Io. Devi essere ancora un po' stupido, ma certo, è naturale. Beh, abbonda anche. Cos'è successo adesso, Piace, amico mio? Dimmi, cos'è successo? Non lo so. Si è addormentato. Il gioco non mi vuole bene. Perché Giorgio, ti prego, rispondi. Dai, su, insegnagli. Che cosa posso
posso dire io che tu, quello che porta. No, tu, tu però sei guarito. Sei guarito, quindi è vero. Insegnagli come hai fatto. Insegnagli, è una tecnica con un cucchiaio molto particolare. Lei non la conosce. Ok, cosa devi fare con un cucchiaio? Dimmi. Non ho cucchiaio. Ti prego, spiegami, perché cosa? Non me la ricordo. Non si può, non si può. Ok, beh, io te l'ho spiegata io questa è una tecnica segreta, sì. Questa col cucchiaio. Davvero? Tu e Cico me l'avete spiegato. Infatti io ricordavo più Cico e un cucchiaio. Quindi anche Cico, diciamo che condivide in un po', in un certo senso, questa tecnica del cucchiaio per sì, non sì, morbosa. Sì, sì, questa tecnica segreta cinese, tu non la conosci? Beh, Cico però tecnicamente... Che è successo? Allora, hai visto anche tu. Ero con Lion, abbiamo visto qualsiasi cosa. Allora, sono morti Strecatto e Paga. Una strage è successa. E di lì c'erano. Io ho visto, era un groviglio perché c'eri anche te. Io ho visto Bulb Boy e Piadina. Io ho visto Virtorcio venire dove c'era il cadavere. Allora, aspetta, perché c'era un groviglio di gente, non si è capito chi ha ucciso. Allora, chi era in quell'area dica io, ok? Io c'ero. Io. Piadina, io pure. Piace e Giorgio, io. Questi quattro. Quindi, no, i moti non parlano, scusa, è a casa mia. È a casa mia. Con quella voce mesta, poi, è disonesta. Poi, Anna, invece, tu non c'eri, scusa, ti posso fare... No, io ero in amministrazione. Quindi Anna è sicuramente innocente. Noi quattro, invece, sembrerebbe che ci sia un impostore tra noi quattro. Quindi, o è Pirtorgio, io non sono. Piadina io ho visto che non era, perché eravamo un po' più indietro. Siamo stati insieme e non ci siamo uccisi, quindi è impossibile. Quindi o è Giorgio o è Bulb Boy. No, 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 aspetta, perché mi spalleggiate? Ma Jerick non c'era, Jerick non c'era. Io ero in Electrical solo. Allora, io guarda, non penso che sia Giorgio di nuovo, ma penso che possa essere Bulb Boy. Quindi, ma io ero nel round prima, è impossibile. Non è niente impossibile. Defenestriamo Giorgio, dimmi no, te. No. Giorgio, dimmi te. Allora, io non ho capito perché te e Piadina mi spalleggiate. Però Bulb Boy è sospetto. Perché io e Piadina siamo arrivati dallo stesso lato, da sotto. Quindi io ho visto che non credo che possa essere lui. Cioè, sono più sospetto. Bulb Boy, okay. Io sono d'accordo. Nel vuoto si vede. Mamma mia, vai fuori alla grande. Comunque, dobbiamo, cioè io vi devo dire, voi non è che dovete per forza essere d'accordo con chi voto io. Cioè, quando dico voto siderale ormai ma si vota. Ma quando mai? Scusa, cioè, ogni no, volta no, che io mi opponevo tu facevi no, devi votare. Perché avevo sempre ragione però. Però no, perché dipende, cioè se tu hai visto un'altra cosa puoi dirlo, puoi dire no, io non voglio votare. Sì, ma scusa, i risultati quali sono stati? Era impostore o no? No, no. Non l'ho visto io. Non era. Non era. Ah. Perché tanto sappiamo chi è. Sei tu. Bulb Boy è addirittura uscito dal gioco, cosa vuoi? Sei tu allora, cioè sei palese, se non era lui sei tu, sei chiaramente sospetto. Tu. Sospetto. Io? Sei Piadina. Questa è la tecnica che hai usato tu prima, Pirtorgio, quindi è probabile che sia tu. Ma io non ne ho tecniche perché faccio schifo e muoio. La tua tecnica è muoio, infatti è probabile che non sia Giorgio, ma magari hai imparato. Oh, ma viene qualcuno qui a disattivare il... Girando! Cioè, tre sto ore. Anch'io. Ma è possibile allora che sia Anna, cioè l'ultima persona ad arrivare. Ma se sto... È molto probabile che sia lei. Mamma mia! Io lo sapevo! Mamma mia! Allora senti, Piadina, siamo in otto. Piadina, chi hai seccato? Chi hai seccato tu? Io non lo so, c'era un miscuglio, ho ammazzato quello che mi quello che capitava tutto. Oh, così siamo andati proprio iscaltramente, siamo entrati. Ma Bulb Boy era uscito dalla partita, cioè, ma è una piscia. Sì, ma non è colpa mia. Che schifo, Jerick, digli qualcosa. Ma due persone. Ma fa troppo schifo, non sì. Gli posso dire. Cosa altro, gli possiamo cioè... dire? Cioè, ma eppure tu lo ami. Lo dice Jerick. Eppure tu lo ami. In tutto questo schifo tu hai trovato qualcosa di buono. Io sopporto. No, tu, quella è la sopportazione di un lungo matrimonio, una lunga convivenza che porta poi alla fine un po' come Giorgio Alex. Cioè, Giorgio, tu troverai sicuramente. Assolutamente sì, no. Assolutamente non sì. Non c'è niente tra me e Alex. C'è tanto tra te, Alex. Una quantità di cose così sconfinata e immensa. È immensa. Anna, sei di nuovo viva, puoi parlare, sai? Cioè, sì, sono di nuovo viva e volevo dire sì. Che due impostori in otto. Ma scusa, ma posso farti una domanda? Ma tu devi sempre aspettare io ti dica di parlare per parlare, perché cioè, no, è che allora come io si spiega come, questa cosa? Sì. Siamo in tanti, uh-huh. Quindi io ti lascio la possibilità di decidere con chi vuoi colloquiare. Ah, quindi devo, io rispetto devo essere rispetto le tue scelte. Un cretino che continuamente. Tipo, se in questo momento tu non vuoi parlare con me, Bulb Boy è uscito sì. Perché ne ha dai. Naturale, fa schifo. Uh-huh. Chi è che fa schifo? Scusa, non ho capito. Questo gioco. Ah, il gioco, è colpa del gioco. Beh, naturale. Non il tuo computer, il tuo cellulare, la tua connessione a internet. Ma Giorgio! La mia connessione non può essere. Bene, ok. A quanto cioè, pare? Chi sono gli idioti? Io. Un idiota morto. Un altro idiota morto. Io ho trovato il corpo. Un idiota vivo. E un altro idiota vivo. Anche tu ti ci sei messo in mezzo. Era il momento. Beh, naturale. Ma io non c'ero in mezzo. Senti, io non c'ero in mezzo. Tu sei però. Morto. Tu sei morto. Zitto. Tu, Anna, sei una cretina. Ma no, ma sai cos'è?
mi ha grossa. Fatto un botto ridere che quando è morto si è sentito proprio che ha fatto il sospiro della rassegnazione. Un morto che sta cascando. Bene, posso dire una cosa? Certo, certamente. Che poi Giorgio si è lamentato appena Anna l'ha trovato. Ma non l'ho trovato io. No, è vero, l'ha trovato stregato. È Jerick. No, potrebbe essere stregato, però. Questo tuo ragionamento, Jerick, è molto efficace. Con te. Beh, potrebbe essere Anna l'altra. Strecato fuori nel vuoto siderale. Jerick, non ho fatto niente. Anna vota quello che vuoi, Jerick. Io ho votato Jerick. Jerick, tu hai proposto, quindi chiaramente. Io ho votato Stre. Ok, ma qua abbiamo proprio se è Stre, l'altra è Anna. Ma perché siete così fissi? Cioè, vi vende, cioè, guarda. E l'altra è siete troppo forti. E io sono ancora più forte di te, però, perché io ho capito che è l'altra. No, questa io non qua, sono, ma siete questa, pazzi. Questo roseo ammasso di disonestà e di vergogna e di infamità. Chi preme? Dai, che tanto ce l'abbiamo. Oh, guarda, vieni qui, vienimi a vedere. Guarda che cattiveria. Andiamo tutti insieme, andiamo tutti insieme. Questa è cattiveria, che comunque qualcuno ha attivato qua l'ossigeno per... Io ho riparato quello in amministrazione, andate nell'alto. Sì, perché non vuoi morire senza ossigeno, ma preferisci morire buttata di fuori, into the vuoto siderale, Ti aspetto in amministrazione, vieni qui. Non ho intenzione di venire. Vieni. Portati. Ha chiuso le porte. Ma non è vero, Anna ha riparato l'ossigeno. Non importa, quella è una tattica per rendersi meno sospetta. Jerick, premi questo bottone su velocemente. Non sono io. No. Allora, tu ci hai messo tanto impegno a difendere Strecatto. Ma Strecatto era l'altro impostore, Anna. Come ti giustifichi? Ma perché Jerick era strano? Ma Jerick era strano, Jerick. Rispondi a queste accuse di essere strano. Io sono sicuro al 100% che sia Anna, perché... No, di chi ha riportato. Jerick non può essere, perché ha incolpato Strecatto. Quindi potrebbe essere paga. Sì, ma prima aveva incolpato me perché aveva detto che l'avevo riportato io. Ma non sono stata io, è stato te. Perché ho sbagliato. Anna, sei tu l'impostore. No, non sono io. Ci stai impegnando a farsi passare innocente. Piadina, dimmi te cosa pensi, dai. Secondo me Anna c'è quel pizzico di innocenza che gli serve. Un pizzico di innocenza. Ok. Quindi o è Anna o è Paga, Paga, dal tuo walkie talkie del 1430, puoi dirci se sei tu il colpevole oppure no? No, non sono io. Però nessuno sta sospettando di Piadina. Perché Piadina... Dai, è Paga, è praticamente Paga. Qua si viene aggiunta della carne al fuoco, però, effettivamente, Chi buttiamo fuori? Dai, qualcuno deve saltare, se no qua si muore. Io sono sicuro che ho votato. Anch'io sono abbastanza convinto di Anna, però, No, per Piedi, favore. Mettiamoci d'accordo. Chi vota? Io voterei Jerick. No, Jerick non può essere. Cosa? Allora, Piadina, io ragazzi. Fuori. Dai, cioè, qualcuno ha votato Piadina, per caso? No. No, io no. Solo Paga, io e Paga. Tu, Anna, chi hai votato? Segui me, scusa. Fidati. Ho votato Jerick. Fidati, segui me, vota Anna. Ma l'abbiamo votata solo io e te. E non viene votato. Sono due voti. Io posso ancora votare, però secondo me è sbagliato votare Anna. Non lo so, non sono mai stato così combattuto. Segui il tuo naso da detective. Ok, ma il mio naso da detective mi diceva di buttare fuori a te. Cioè, non so cosa fare. Piadina. Tu, Jerick, chi hai votato? Ridimmi un attimo. Io, Anna. Anna. Porca miseria. Buttiamo fuori Jerick, dai. Via, va bene. No, vai, tra dove era affidato? È per forza lui. Se non è lui, sei te, Piadina. Però, un grande errore. Se non sei te, Piadina, sono convinto. Ma il mio istinto mi diceva, Anna. Se alla fine sei te, Anna. Siete degli infami. Sì, tu, Piadina, sei un imbecille. Allora, adesso non me ne frega niente. Qualcuno preme il bottone subito. Subito mi premette sto bottone del cacchio. 10 secondi. Allora, è quel verme. Quel verme di Piadina è quel verme. Ti giuro che non sono io, ho sbagliato. Non ci credo, sei te. Guarda che avete fatto. No, correte a aggiustare. Ci moriamo. Non può vincere Piadina o Anna. Cioè, questa è l'infamia. Io l'infamia. Sono in quella di amministrazione, veloci. Potrebbe essere chiunque, anche quel pisello di Paga, per quanto ne sappiamo. Però dovete premere il pulsante. Premiamo subito questo pulsante. Chi è stato? L'ho pigiato, io. Allora, o è Anna o è Piadina. Per forza, o è Paga, però potreste essere chiunque. Cioè, non lo so. Seduta spiritica. O Pirtorgio. Mi senti? Sì, dimmi. Ok, allora. Puoi dirmi un microscopio? Ma non ho visto una ceppa, mi dispiace. Ma hai visto una ceppa? Sei morto? Non sei ammazzato? Davvero? No!
lui si era buttato fuori voi o no? Sei una sega. Ma no, ma sei scemo, ti sei morto all'inizio. Ma ci sono tre, che fantasma. Infatti, è vero, allora che cacchio chiamo a te? Sì, ma tu però puoi vedere dal tuo oltretomba chi ha la colpa di questi efferati omicidi, giusto? No, non posso. Dai, su, non fare la mela, su, dai, cacchio. Dimmi. Non posso, ti giuro. Vabbè, allora non servi a niente, sei un fantasma del cacchio. Votiamo. Non lo so. Fidati del tuo istinto, ma non sono io. Ho sbagliato perché ero confuso. È difficile. Votiamo Paga, ok? Perché Paga mi darebbe troppo fastidio se fosse lui a vincere. Quindi, se è Anna, guarda. Dai, se è Polpo Plump, io mi prendo a schiaffi. Ma tu devi votare, scrotocefalo. Se è Anna, guarda, non giochiamo più con lei, mai più. Mai più con lei. Quindi è lei. No, era Paga. Guarda, per un pelo dal suo scusa, con quel suo walkie talkie maledetto. Io ero innocente. Paga, chiedi perdono per questi efferati omicidi. Chiedo scusa. Io non avevo ucciso nessuno. Chi se ne frega, nuota nel vuoto siderale e muori. Per questa volta ci fermiamo. È da Lion quest'altra gente, cioè voi, troppi nomi. Io non mi ricordo chi è quello là brutto col topo al seguito, col formaggio in testa. Ma chi è quella finestra, quell'infisso, quella porta a fisarmonica? Ho capito, ma mezz'ora parli solo di lui. Non ci sono più, va bene, non mi vedrete più su Among Us. Ciao a tutti, che tanto gioco 3 secondi e poi faccio. Comunque era carino questo coro che hai fatto con Anna, eh? Qualche volta anche rifatelo, perché tanto non dà fastidio. Va bene, lo faremo. Scrot.